Signori, è stato già preannunciato da uno spot prima, dopo il successo avuto, un grande successo avuto nel 2005, torna il commissario Vivaldi, torna Lando Buzzanca. Fammi salutare. Grazie. Vedi quanto ti vogliono bene? Aspetta, fammi fare. Quanto grazie. Ti vogliono bene? Sei stato tu a proporre alla Rai di fare il commissario Vivaldi. Questo sei anni fa. A Stefano Munafò. Benissimo. Non te lo ricordi? È l'ex direttore. Perché erano di Rai Fiction. Sì. E tu l'hai proposto e lui ti ha detto: ma me lo propone perché hai dei problemi in famiglia. Pensava che fosse un problema tuo. No, non è vero. No, io gli ho detto perché siccome avevo visto i film sui gay. Tanti film sui gay, sì. Ma nessuno parlava della famiglia di un gay, nessuno parlava del problema che passava un uomo, un padre, quando si accorge che il figlio è gay. La madre già lo sa prima, se ne accorge subito. Noi uomini siamo più distratti, il figlio lo troviamo, infatti io nella prima serie scopro mio figlio gay quando sto facendo un'indagine. Durante l'indagine prima penso che il ragazzo sia coinvolto nell'omicidio. Prima il sospetto è quello, poi si accorge che è invece è gay. Però un'intuizione stupenda di Luciano Dorisio, che è il sceneggiatore e regista, che è anche il regista di questa serie, sì. Un'intuizione straordinaria, mi fa fare un viaggio con mio figlio, che mi porta dal suo amico che sta in Serbia. Mi porta là, ai confini comunque di Trieste. Mi porta là e io conosco meglio mio figlio, in Slovenia. E io comincio a conoscere bene mio figlio con gli occhi di un ragazzo che può essere gay. Torno, mio figlio intelligentemente mi lascia là col suo compagno, sì. Mi fa fare il viaggio col compagno di ritorno e io capisco che c'è amore fra due uomini. E lui là si rende conto che l'amore non ha sesso, l'amore avviene fra due uomini, fra due donne, l'amore è amore universale e basta, l'amore è amore. Chiamo subito la tua compagna, una grande attrice, bravissima, straordinaria. Caterina Vertova. Una delle più grandi, prego, una delle più belle grandi attrici del nostro cinema e della nostra televisione. Grazie, ecco, è vero. No, veramente. È vero, vero, vero. Come vi siete trovati insieme? Bene, bene. Io mi sono divertita da morire. E poi non so come, ma io sento che noi abbiamo costruito un rapporto di coppia. È vero, l'abbiamo costruito, abbiamo costruito un amore. Sì, vabbè, ho detto vieni nel camerino, non è voluta venire. Perché l'amore non è quella roba lì, vieni nel camerino. È più profondo. Allora, tu sei sua moglie, anche se il vostro rapporto, vero Lando, è un rapporto difficile, contrastato. Adesso... Tu vorresti tornare con lei? Come no? No, ma torniamo assieme, solo che lei non vuol venire ad abitare nella vecchia casa dove noi ci siamo sposati, ci siamo innamorati e sposati. Adesso però c'è anche una cosa importante nel nostro rapporto. C'è la gelosia, perché c'è uno che si infila fra noi due. Vediamo! Io faccio molta fatica a crederti. Vai via.
Io non posso vivere senza di te. In tutti questi anni che siamo stati lontani, che abbiamo preso strade diverse, io ti ho sempre portato con me, dentro di me. Solo tu sei la mia famiglia. Ti ho scelto una volta per sempre, anche se la vita poi ci ha separato. Non è solo la vita. È un momento difficile. Superiamolo insieme.